Quante volte mi è capitato che mi è stato chiesto il prezzo quando dovevo uscire un appuntamento? Persone che venivano appunto a chiedermi se fossi un uomo o una donna facendolo in pubblico, era molto umiliante, quindi per me era un'aggressione a tutti gli effetti. Non riuscivo ad uscire di casa perché non sopportavo l'idea che le persone vedessero appunto, cioè mi vedessero come un maschio. Io dico sempre, se fosse una scelta non la farei proprio, cioè nel senso è una necessità, non una scelta. Qui vorrei essere, nonostante questo vorrei avere una vita un po' più banale. Sono Francesco. Sono Alec. Io sono Carly. Io sono Elena. Sono Jessica. Mia mamma sapeva che io ero Francesco dentro di me, però non sapeva che si potesse a tutti gli effetti concretizzare questa cosa. Cioè, tante cose, la sua prima reazione è stata no. Non mi puoi dire una cosa del genere. E mio papà invece, lui non l'ha presa benissimo. Gli ha detto, vedi tu, se te ti vuoi impegnare hai un figlio, se te non ti vuoi impegnare fai come se tua figlia, perché tu mi reputi ancora tua figlia, non fosse più qua. Io ormai ero arrivato a un limite di sopportazione per quello che ero, che io ho iniziato veramente a pensare di finirla già quando ero un bambino. Ho fatto coming out con i miei e la prima persona a cui l'ho detto è stato mio padre, tra i due, perché ero consapevole del fatto che lui sarebbe stato più comprensivo, mentre mia madre è una persona un po' più rigida. Prima che lei effettivamente capisse e accettasse appieno la cosa, è passato circa un annetto, forse un anno e mezzo. Sì, all'inizio mi sono sentito abbastanza in colpa di aver iniziato un percorso di transizione medico. Pensavo, cavolo, adesso sto sbagliando, hanno ragione, non dovrei farlo, mi sto rovinando la vita e non avrò un futuro, non avrò l'amore, non avrò niente, sarò, non lo so, una persona triste. Magari sto esagerando a pretendere che mi rispettino, perché forse non devo essere rispettato. Era difficile dover mostrare i miei documenti non rettificati, ovviamente, comunque quelli parlavano di una persona che non ero, e in più per me era molto svilente proprio essere visto come una ragazza. Perché proprio io mi sentivo uomo al 100%. E ogni volta dovevo spiegare perché la mia faccia, il mio aspetto non combaciasse con il nome che effettivamente c'era scritto sul documento. Veniamo, diciamo, esposti al rischio che una persona, guardando i nostri documenti non rettificati, possa reagire in un modo avverso. Quindi rischiamo una concreta violenza. Oltretutto, anche nei casi in cui una persona sia pacifica nei nostri confronti, comunque subiamo un forte stress psicologico. Mi è capitato una settimana fa di entrare in un negozio vintage e di presentare il mio Green Pass. Il bodyguard ha iniziato a squadrarmi dall'alto in basso, ci ha messo un po' perché sono alta, e continuavo a guardarmi, avevo una giornata no, gli ho detto sì, sono io, devo dare spiegazioni. E lui mi fa, ah beh, però dai, diciamo che le sembianze da donna ce le hai. Sì, mi è successo che non mi prendessero a lavorare per i documenti. Ti dicono, ah, che bel curriculum che hai, sei un grande, fantastico, vieni a firmare i documenti, cioè, vieni a firmare il contratto. A quel punto gli dici, ok, però io ho dei documenti ancora non rettificati, quindi devi spiegare la storia della tua vita, e puntualmente non si fanno più sentire. Perché poi si incontra lo sfavore del datore di lavoro, che molto spesso, tra virgolette, non vuole problemi, e quindi o addirittura non prende sul serio la persona trans, e quindi c'è la cosiddetta cancellazione delle competenze. Quando ci presentiamo al colloquio veniamo visti soltanto per il nostro aspetto, cioè per il fatto di aver fatto una transizione e non per le nostre competenze reali. C'era un periodo in cui ero io stesso a dirmi, sei una donna, non sarai mai un uomo, non sei credibile come uomo, non avrai mai un vero rapporto con una donna perché non ti vedrà mai con un uomo. Quando poi questi pensieri erano confermati da altre persone che ti dicevano sei una donna, tu ci credevi molto di più. Quando la gente riconosce la mia identità è un dolore, è una pietra che ti lanciano addosso, non fisica ma morale, la senti. Ti senti proprio le luci del palcoscenico puntate su di te, quindi Non riesci neanche più a vivere normalmente, semplicemente dare un sorso al bicchiere quando sei con gli amici. Si viene sempre un po' emarginizzati socialmente, o anche quando accettati si è sempre un po' la persona diversa del gruppo.
Quindi si ha l'impressione che non si è veramente trattati come una vera donna. Non mi sento ancora sicura ad uscire da sola la sera, sia per un discorso che appunto, essendo una ragazza, purtroppo si va incontro a determinate dinamiche non particolarmente piacevoli, se poi si aggiunge anche il fatto che appunto sono trans e ho sempre il timore, il terrore che qualcuno magari per qualsiasi ragione lo capisce o magari mi aggrediscono. Adesso magari può capitare il catcalling e anche cose bonarie, ma comunque sono delle forme di microaggressione, cioè non fa piacere che sentirsi la clacsonata. Non ho avuto molti primi appuntamenti. L'ultimo primo appuntamento avuto è stato con Chiara, la mia attuale fidanzata. Lei lo sapeva già, ecco, del mio essere un ragazzo trans. E quindi io non mi sono neanche sentito in obbligo di dirglielo. Non so se effettivamente, tipo, dirlo subito, non dirlo. Anche perché poi tante persone magari lo dici subito e ti valutano solo per quell'aspetto. Perché poi io, cioè, non sono solo transgender, sono anche molto divertente, molto romantico nelle relazioni, testardo. Operata o non operata, io dirò sempre di essere una donna trans. Se cancellassi quella parte per un uomo, magari mi trovo un uomo che è completamente chiuso di mente e magari quella persona che mi sta davanti magari è la persona che 3 anni fa mi avrebbe discriminata per strada. Io non posso amare un uomo che mi odierebbe se sapesse di me. Noi stesse preventivamente cerchiamo di dirlo prima. Ovviamente se si dovesse fare coming out dopo l'appuntamento, l'altra persona si sente defraudata, si sente offesa e addirittura è come se gli avessimo tolto la virilità, insomma, è come se l'avessimo ingannata. Cioè, io dal canto mio sono stata fortunata, ho incontrato un ragazzo molto disponibile da questo punto di vista, però insomma anche lui veniva criticato perché comunque gli altri magari dicevano chissà che gusti strani che ha per stare con questa ragazza. Siamo un po' uno spauracchio di questa società, noi siamo i trans associati molto spesso alla prostituzione, per la società siamo ancora uomini un po' diversi, un po' strani, una sorta di via di mezzo tra uomo e donna. Siamo la derisione, noi siamo il the punch, tipo la battuta al momento, quella sorta di quella battuta che tutti dovrebbero un po' ridere, giocarci sopra. La rappresentazione a livello mediatico e soprattutto a livello cinematografico della nostra vita non è mai stata qualcosa di... c'è dell'anima in questi esseri umani. Le persone transgender sono rappresentate ancora in maniera molto scandalistica da una parte, mentre dall'altra una vita triste, nato nel corpo sbagliato. Il mio corpo non è sbagliato, il mio corpo va più che bene. Questa retorica che c'è nei media per me deve assolutamente finire. C'è bisogno che cerchiamo testimonianze proprio vere, raccontiamo l'intimità delle persone. Adesso siamo in un momento in cui la transizione ha bisogno di spazio, ha bisogno di respirare quando si racconta, perché non siamo ancora a quel punto in cui puoi scrivere uomo trans e dare per scontato che le persone che leggono sappiano cosa ci sia dietro, che carico emotivo e di vita si porti dietro quel termine. Ho sempre vissuto come l'esigenza di essere me stessa, quindi sicuramente esprimere un'identità di genere che non è la mia e sottostare alle aspettative di genere, diciamo, oltre alla sofferenza comporta anche una mia incoerenza interiore. Quindi per me meglio, diciamo, soffrire tra virgolette piuttosto che invece, diciamo, essere a proprio agio nei privilegi ma accondiscendendo a quella che è una società. Ma io man mano il tempo passa è sempre meglio vivo il mio essere uomo, non dico sempre uomo trans perché non mi sento sempre uomo trans, posso dirlo, so se è brutto dirlo, però a volte, cioè, mi sento solo uomo e per questo e quando mi sento solo uomo ho più difficoltà perché le aspettative sull'uomo esistono, sono reali, ci si aspetta per esempio che sia potente, che sia alto, che sia forte e che non pianga, però in quanto uomo trans sono più soddisfatto della mia persona. Prima di essere un uomo trans libero dovrei essere un uomo libero, capito? E non sono ancora un uomo libero,
Quindi prima liberiamo uomini e donne e così poi libereremo sempre più anche uomini, donne, trans, persone transgender, persone non binarie, tutti quanti.